il volto provato e trattiene il respiro, quasi a voler trattenere le parole. Oggi è un giorno difficile per la città di Pescara. Il sindaco Alessandrini deve annunciare alla stampa il verdetto della commissione dei revisori dei conti circa le condizioni di salute delle casse comunali. L'aria che si respira è pessima, si teme il dissesto economico. Comporterebbe per Pescara l'arrivo di un commissario prefettizio, ipotesi più volte temuta e scampata. Queste le prime dichiarazioni di Marco Alessandrini. Il collegio dei revisori dice che questa posta deve essere ripianata entro una annualità. E questo è un grosso problema poiché l'ente, diciamo, non è al momento in condizioni di adempiere agevolmente ad una simile prescrizione, atteso che 4 milioni e 2 non sono nelle nostre disponibilità. Si naturalmente valuterà l'ipotesi di spalmare per un triennio questa somma, che senz'altro va restituita. Solo un anno per rientrare dal debito di oltre 4 milioni di euro, tempi strettissimi, dice il sindaco. L'intenzione è quella di spalmare la cifra in almeno 3 anni. E poi spiega c'è ancora un altro ostacolo da superare, l'approvazione del bilancio 2014 presentato pochi giorni fa. In questo quadro di estrema difficoltà finanziaria, l'indicazione del collegio dei revisori, come accennavo prima, è nel senso di questo dissesto controllato. Significa sostanzialmente, se noi fossimo in ambito aziendalista, che questa pubblica amministrazione deve presentare una sorta di piano industriale, di piano di rientro che abbia naturalmente base pluriennale, onde chiaramente evadere e rispondere a questa situazione di grande difficoltà. Tutto questo però, è bene capirlo, è comunque subordinato all'applicazione e all'approvazione del bilancio 2014, perché se il bilancio 2014 non venisse approvato, verrebbe un commissario di governo per adempiere a questo.